estamos aqui o programa. Marco, eu gosto de André. Tchau. Eu disse que depois de tudo junir é cerrado. Nada é cerrado, sim. Ti ricordo intenso in tutti i sensi, ma anche formativi, quindi rispetto della persona, di quello che ci siamo detti e che ci siamo confrontati, quindi ricordo di una persona che ama questo sport e l'ha fatto sempre con passione sicuramente. Però rapporto splendido, sempre detto, adesso purtroppo si trova oggi in una situazione così triste, ma Press e Romeo Conetani, un altro grande presidente che ho avuto, sono stati due che naturalmente sono i due ai quali mi sono legato, personaggi unici nel mondo. Aveva anche un po' di arrabbiature perché non aveva ancora smaltito. Però se dovessi sintetizzare due fatti importanti, il primo: non ha mai digerito la separazione dalla Serie A alla Serie B.
rischioso. Tu ci fai la certezza che nei fratelli defunti si compie il mistero del tuo figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi al nostro fratello Gino, che oggi non vive di questo settimo giorno la cosa propria, perché in esso aveva cessato il lavoro che il creato aveva fatto. Sul bastone, il castro, mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, un manto di Gino. Davanti a me, prepara la messa.
Tosino. Noi, amici di ospitaletto, quelli veri, quelli autentici, quelli genuini, quelli che quando chiamavi rispondevano presente, ti vogliamo salutare, ti vogliamo dire ciao, ti vogliamo ringraziare per tutto quello che ci hai dato. Noi ragazzotti di provincia, ragazzi di paese, siamo diventati grandi e importanti alla tua ombra. Abbiamo camminato braccetto con te e ci hai fatto sentire davvero importanti. Ci hai regalato degli spaccati umani di grande spessore che noi porteremo sempre con noi. Io sono grato agli amici che mi hanno detto di essere portavoce, ma nel mio dire sono le espressioni di tutti noi amici, quelli veri, quelli autentici, quelli che davvero hanno sposato la tua causa. Tu ci lasci in eredità tante cose, una soprattutto, il culto della famiglia. Tutte le volte che ci trovavamo, alla fine, prima di salutarci, ci dicevi sempre: ragazzi, pensiamo prima alla famiglia. Sei stato marito, padre e nonno esemplare, ci hai insegnato tante cose. Noi credo che davvero abbiamo avuto una grossa fortuna, perché stare con te per decenni ci hai comunicato il tuo fare, il tuo dire, la tua disponibilità, la tua voglia di dare sempre e comunque. Quando organizzavamo manifestazioni sportive e sociali, tu c'eri sempre. L'ultima volta sei venuto che non ti reggevi in piedi, però hai detto: ai miei amici non posso dire di no. E quando domenica alle 16:26 ci hai chiamato, non hai detto niente. Noi abbiamo capito, volevi salutarci. Ciao Gino, grazie. Thank you.